70 studenti provenienti da tutta Italia si trovano a Ferrara in questi giorni presso la Scuola d'Arte Cinematografica Florestano Vancini. Aspiranti attori, ma non solo, si confrontano con professionisti del settore presso gli spazi di Factory Grisù. In occasione delle riprese della fiction Lea e i bambini degli altri, che sta girando con Anna Valle, l'attore Giorgio Pasotti ha presenziato ad un incontro con i giovani introdotto dal direttore artistico della scuola d'arte Alessio Di Clemente. Io e Giorgio ci conosciamo bene perché abbiamo giocato a calcio insieme per anni nella nazionale di calcio degli attori. Abbiamo fatto i derby del cuore, ci siamo conosciuti come professionisti e oggi io porto il Giorgio Pasotti professionista. Porto la persona che non viene qua come star, perché la star è la punta dell'iceberg. Io devo far passare, noi vogliamo far passare ai nostri ragazzi il concetto di professionismo, cioè il concetto che questo è un mestiere, è un lavoro nel quale lavorano 1 milione di italiani al giorno, si alzano, stanno in questo ambiente, producono cultura e loro devono entrare in questo milione, ok? Quindi far avere un incontro con un professionista che gli dice che cosa si fa sul campo, lui poi oltre a interpretare molti film e molte fiction è anche regista, a noi consente di fargli comprendere non la parte, diciamo, glamour del personaggio Pasotti, ma la parte professionale, quella solida, quella del lavoro quotidiano. Ecco, questo è quello che ci preme più di tutto. Pasotti si è confrontato con i tanti giovani presenti a Factory Grisù, raccontando la sua prima esperienza di attore e di regista. Vedo tantissimi ragazzi e ragazze, questo è una bellissima cosa, perché io tendo sempre a essere molto pratico, saranno le mie radici bergamasche, e preferisco essere, come dire, riconosciuto come una persona sincera piuttosto che uno che millanta, promette, come mi è successo personalmente, di aver sentito, di aver creduto delle promesse poi disattese. È bene che voi sappiate da subito che avete scelto un lavoro meraviglioso, ma un lavoro difficilissimo, perché purtroppo in Italia la situazione è quella che è. Non abbiamo più un mercato internazionale che permetteva di avere più posti di lavoro, perché chiaramente permetteva di fare un cinema o una TV che veniva venduta in tutti gli angoli del pianeta. La cosa bella di questo mestiere è, ripeto, farlo. Non dovete avere quel senso magari di pudore, di vergogna, di timidezza, per cui magari è una sorta di freno al vostro talento o alla vostra immaginazione, alla vostra creatività. Per cui buttatevi.